Siamo con Massimo Tolini, presidente della FIPS. Oggi giornata importante perché c'è la convention della federazione e parliamo appunto con te delle novità di questa stagione sportiva. Sì, le novità sono molte. Come tutti gli anni cerchiamo sempre di proporre qualcosa di nuovo, qualcosa di appeal per le società che si avvicinano alle nostre discipline. E oggi parleremo appunto di quello che quest'anno presenta la PUS, che è una realtà che cresce piano piano ogni anno sempre di più, e secondo me lo fa perché crede anche nell'aggregazione con gli altri e questa cosa sta pagando. Quindi avremo da presentare parecchie attività in collegamento con molte altre federazioni. Tra con le principali, la Boutique APA è la prima Ecco, sicuramente. parliamo del primo grande Appunto appuntamento per sportivo di quello questa stagione. venivo a quello perché il primo appuntamento sarà proprio a Massa Carrara, il mondiale di Boutique APA, Luca APA, insomma tutti quanti ormai lo sanno nel nostro settore, e lì noi gestiremo per il secondo anno il Sandà World Cup, quindi la Coppa del Mondo di Sandà. Avremo la pedana rialzata, sarà un evento eccezionale. Quindi una cosa che per quello che riguarda il nostro specifico, il Sandà e il tradizionale, sarà di grande, grande attrattiva. Senti, per chi fosse interessato, dove può trovare le informazioni? www.fivus.it, il sito è giornalmente aggiornato, diciamo proprio, e quindi seguiteci su quello e su Budo International, insomma, che riporta le notizie di tutto il nostro mondo. Senti, parliamo allora dei vantaggi che sono sempre più riconosciuti dello sport, soprattutto nella vita frenetica e stressante di tutti i giorni. Questo è un bel concetto, è sempre più difficile, abbiamo un momento di crisi, sappiamo insomma tutti quanto lo stiamo Stress, attraversando, preoccupazioni, certo. preoccupazioni soprattutto insomma, quindi la salute può giocare a molto scherzo. No, noi diamo il nostro contributo per la passione che abbiamo, ci crediamo, siamo noi il primo esempio e quindi consigliamo di frequentare le E quanto è palestre. importante lo sport per i giovani nella formazione, soprattutto anche mentale, per affrontare la vita che diciamo che diventa sempre più difficile? È vero, soprattutto è importante un po' a monte di questo discorso la formazione di chi farà l'educatore ai giovani. Questa cosa è una cosa che FIVS da 15 anni sta portando avanti. Io credo che proprio la formazione istruttori, la formazione che io chiamo educatore, mi piace chiamare così, sia fondamentale proprio perché i giovani tante volte vengono affidati a noi. Oggi sappiamo che le famiglie li lasciano un po', hanno poco tempo, no? Quindi il nostro ruolo è importante. Bene, ti lasciamo il tuo ruolo di presidente, sta iniziando la convention Grazie. e ci vedremo poi a Carrara. A presto, fra un Grazie. mese.